Buon pomeriggio a voi. Oggi così ho l'onore di avere con noi l'avvocato internazionalista Mauro Sandri. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, vi ricordate sicuramente, perché ho già avuto modo di parlare dell'avvocato internazionalista Mauro Sandri, che si sta occupando di una cosa che ritengo estremamente importante nel nostro paese. Pochi ne parlano, ma è un tema sempre molto sensibile, che riguarda i nostri figli, le case famiglie, riguarda Bibiano. Tra l'altro si è aperto il processo il 30 di ottobre, venerdì scorso, a Reggio Emilia. Magari di questo l'avvocato Sandri ce ne parlerà alla fine di questa intervista. L'obiettivo di oggi è di fare un po' chiarezza per quanto riguarda i DPCM. Siamo inondati settimanalmente di questi DPCM con grandi problemi che vengono arrecati soprattutto alle partite IVA, no? Che si sono adeguati rispetto a diverse disposizioni che ci sono state in queste settimane. Hanno fatto grandi sacrifici per poter far fronte a quello che a loro venivano richiesti per poter continuare la loro attività. E poi improvvisamente invece si sono trovati a dover chiudere un'altra volta, chiaramente stavolta con un danno che potrebbe essere anche irreparabile. Però sappiamo che appunto l'avvocato Mauro Sandri sta intervenendo ed è su questo che noi innanzitutto vogliamo sapere qualcosa. Quindi a lei la parola, avvocato. Ecco, forse abbiamo perso un attimino. Ci sente, avvocato? Io sento bene, spero che voi sentiate me Adesso sì, altrettanto è bene. andato un attimino via il collegamento, adesso ci siamo. Perfetto. Ovviamente stiamo già predisponendo e depositeremo lunedì, quindi pressoché immediatamente. Questa volta ci siamo organizzati per evitare che è sempre la trappola che il governo Conte attua, quella di impedire con la compulsività temporale che sottolineava lei prima di poter anche contrastare i provvedimenti, poiché li vara ogni 15 giorni. Questa volta siamo pronti e partiamo subito con la opposizione. Abbiamo raccolto già circa 110 deleghe, ma e spero che attraverso anche questa trasmissione vi siano ulteriori contributi e quindi insomma lei è autorizzato anche a dare eventualmente il mio numero di telefono se qualcuno mi volesse contattare. Partiamo in maniera questa volta molto forte a contrastare questo DPCM che introduce nuove misure sempre più penalizzanti per le partite IVA, come ha giustamente rilevato lei, ma anche per tutti i cittadini costretti ad un vero e proprio coprifuoco in epoca di pace. Si tratta di provvedimenti inaccettabili, si sta aprendo il vaso di Pandora e stanno uscendo i dati reali, quelli che l'OMS ha dichiarato nel silenzio generale il 14 di ottobre, cioè 15 giorni prima che lo sciagurato governo Conte varasse questo ennesimo provvedimento di distruzione dell'economia nazionale. L'OMS ha accertato che la mortalità è pari allo 0,2% in termini assoluti, quindi è alla stregua di qualsiasi altra influenza, anzi addirittura inferiore. Il dato più eclatante interno è tuttavia quello dovuto alle dichiarazioni rilasciate dal professor Bernabei, che è un componente del Comitato Tecnico Scientifico. Il professor Bernabei ha dichiarato in maniera assolutamente evidente che la mortalità, che è il primo indice di gravità di una Niente, abbiamo. epidemia. Pronto? Sì, adesso la sentiamo, adesso la sentiamo. Ecco, ha dichiarato che si tratta di una malattia comunque di scarsissima incidenza quanto a mortalità. Vengono meno i presupposti del provvedimento, perché in assenza di mortalità, se il decorso è il decorso normale di una malattia influenzale, cioè ci si ammala, si sta a letto e si guarisce, come è avvenuto gli anni scorsi, quando i contagiati erano milioni, oggi i contagiati sono 350.000.
quando normalmente un'influenza contagia dai 5 ai 9 milioni di italiani. Quindi non ci può essere provvedimento di urgenza in relazione alla mortalità, ma non ci può essere nemmeno in relazione ai contagi, perché il 93,8% dei contagi evolvono verso il nulla, non hanno bisogno di intervento ospedaliero. In questo momento l'Italia ha 7.090 posti di terapia intensiva, ne vengono occupati 2.200, siamo al 30% di occupazione, quindi una percentuale assurdamente bassa. Normalmente i posti di terapia intensiva sono occupati per l'80%. Bisogna dire di più, e diremo qualcosa di molto interessante in relazione a questo, che l'Italia con 7.098 posti di terapia intensiva per 62 milioni di abitanti è sotto la media dei paesi OCSE. È come se noi mettessimo 100.000 persone dentro ad un monolo locale. È chiaro che qualcuno muore. Certo. Questa mortalità, come la mortalità del Covid, è dovuta al disservizio del sistema sanitario nazionale, non alla gravità del Covid. Ed è questo il motivo per cui noi stiamo facendo la causa di risarcimento danni. La tesi di fondo. Eccomi, scusi se la interrompo, avvocato, ma collegandomi un po' a quello che lei sta seguendo, che sono un po' il discorso delle case famiglie, che io ho avuto modo anche di approfondire nelle ultime settimane, sembra esserci un po' sempre la solita storia nel nostro paese, incredibili interessi che ruotano dietro queste cose, perché sappiamo, non perché lo diciamo noi che magari talvolta siamo accusati di essere dei complottisti, ma perché lo dice un membro della Protezione Civile, ex direttore, come Bertolaso, che ci ha chiaramente detto che per ogni paziente Covid ci sono 2.000 euro al giorno per ospedale. Allora immaginiamo 100 pazienti, sono 200.000 euro al giorno. E Bertolaso, quindi non noi, ha concluso questa sua intervista dicendo: voi capite bene che business ci sta dietro e quanti quindi anche pazienti asintomatici ci sono in questo momento negli ospedali, o pazienti che hanno pochi sintomi che potrebbero tranquillamente curarsi a casa. Ecco il vero problema. È certo che a un certo punto adesso c'è l'affollamento degli ospedali e può diventare un problema, ma perché il 60-70% potrebbero curarsi a casa. Questo è l'altro risvolto che anche, bisogna dire, il componente del comitato scientifico, cioè il dottor Bernabei, oltre al dottor Bertolaso, ha rilevato. Cioè il dottor Bernabei ha espressamente affermato che gli ospedali dovrebbero essere vuoti perché non vi è la necessità minima di riempirli. Basterebbe una buona assistenza sanitaria di base, come si aveva una volta, cioè il medico di base una volta si recava presso il paziente, lo assistiva e lo accudiva. Adesso per un ordine, il medico di base deve ordinare immediatamente per un mal di gola che ci sia un ricovero. Siamo di fronte ad una situazione, ribadisco, nella quale io sostengo giuridicamente, e lo provo, che la situazione di emergenza è creata dallo stesso soggetto, cioè il governo, che vorrebbe ora rappresentarla come effettivamente esistente. Il governo non ha implementato sufficientemente i posti di terapia intensiva a fronte dei 7.093 italiani, il dato tedesco è di 49.000. Lascio a voi ogni considerazione. Se si vogliono far morire le persone, non si curano. E il governo italiano... Riprendo la connessione, abbiamo la connessione un po'. Ecco, adesso la sentiamo. Non si cura delle persone, perché altrimenti avrebbe implementato i posti di terapia intensiva in maniera significativa. Non lo ha fatto, quindi è lo stesso governo che può... Scusate che è un po' ballerina la... Se il governo fosse diligente e con la diligenza minima
non saremo in questa situazione. Questo è il problema fondamentale. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa azione giudiziaria collettiva. La mia idea è portare 1 milione di persone che chiedano risarcimento danni allo Stato. Partite IVA e non solo partite IVA. Io ho già promosso la prima causa, adesso alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche sto implementando la seconda causa ed è importantissimo che tutti i cittadini vi partecipino, perché questo governo deve essere chiamato alle sue responsabilità, non solo penali, perché finirà anche sicuramente in un processo penale questa fiction che è stata creata, ma quello che è importante è chi ha subito un risarcito. E questo è l'obiettivo che io mi prefiggo. Ecco, ascolti, avvocato. Noi abbiamo visto che ultimamente ci sono alcuni esempi di disobbedienza, che poi io più che ritenerli di disobbedienza è di necessità, perché io immagino un padre di famiglia che non ha la possibilità di arrivare a fine mese e quindi di garantire il sostentamento alla propria famiglia, che io credo non sia soltanto diritto da parte di un padre di famiglia, quindi lavoro, ma in questo caso è anche un dovere, perché tu hai il dovere di mantenere la tua famiglia. Quindi questa disobbedienza non si può ritenere una disobbedienza, ma è una necessità. Sappiamo che però ci sono stati e ci sono degli interventi nei confronti, ad esempio, di questi ristoratori, con multe anche giornaliere pesanti. Ecco, come possono comportarsi questi ristoratori? La disobbedienza civile fatta nei limiti in cui la legge non viene travalicata in sede penale è assolutamente utile e va fatto. Non deve essere però un'iniziativa personale, noi dobbiamo fare squadra, per questo io chiamo all'azione risarcitoria globale, il mio sogno è di arrivare a 1 milione di persone in una causa che diventerebbe la più grande causa tempi al mondo, e questo è il mio obiettivo. I ristoratori che dovrebbero essere multati sappiano che noi abbiamo una task force di avvocati che a costo di 35 euro, non possiamo dire gratuito perché altrimenti ci sospendono dal consiglio dell'ordine, dalla possibilità di esercizio, ma un costo simbolico di 35 euro che secondo noi è sufficiente per essere pagati. Noi assistiamo chiunque abbia subito o subisca una multa, ma lo assistiamo a livelli professionali importantissimi. Ecco, facciamo mi presente, scusi, avvocato, da questo punto di vista. Abbiamo già impugnato 1.400 multe, quindi, e nessuna di queste multe è finita con una sanzione per ora. Abbiamo già ottenuto 14 annullamenti e le altre non hanno ancora avuto esito negativo per nessuno, né nessuno è stato sanzionato. No, non so se lei sia stato multato, io l'abbia assistito, ma comunque qualora dovesse essere accaduto, lei non è penso accaduto. Che abbia avuto ancora. È accaduto. A proposito, a proposito di questo, chi volesse fare magari inizialmente riferimento al sottoscritto, siccome ormai la maggior parte di voi ha questa mia email, che proprio per queste questioni, ve la ricordo, livio.dario@virgilio.it, mi può scrivere e io poi magari successivamente vi faccio mettere in contatto con l'avvocato Sandri e il suo staff di avvocati, che da questo punto di vista, come lui ha spiegato, vi potrà assistere. Siamo disponibili 24 ore su 24 a supporto di qualsiasi esigenza. Stiamo anche preparando insieme ad un'altra associazione un vademecum di resistenza attiva che vorremmo di diffondere, su cui sta lavorando anche il comune amico Leonardo Piccari, e quindi vorremmo dare senz'altro delle indicazioni. È importante resistere, fare disobbedienza nella maniera più diffusa possibile, ma è importante anche controattaccare. Il senso della causa collettiva di risarcimento danni è quello di non giocare più in difesa, perché questo è il limite di qualsiasi iniziativa che io vedo, e la novità della nostra
iniziativa, cioè noi passiamo al contrattacco, andiamo a chiedere soldi, andiamo al portafoglio dello Stato, di questo Stato che ci ha messo nelle condizioni di non lavorare, prima volta nella storia, ad eccezione delle guerre, perché l'anomalia di questa situazione qual è? Che lo stato di necessità è stato creato dallo Stato stesso, cioè non è più una calamità, non è un terremoto, non è un'alluvione, è lo Stato, e lo stesso Stato che ha creato il problema non risarcisce? Eh no, deve risarcire, come del resto fanno tutti gli stati civili, Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra, cioè l'Italia è l'unico paese dove il governo crea il problema e pretende di non pagare, anzi che cosa fa? Dice andate in banca e indebitatevi, è la follia totale, è la follia più assoluta, siamo di fronte ad una situazione intollerabile, di ingiustizia intollerabile contro la quale bisogna reagire. E l'unica reazione è questa, appunto, affrontare ecco, con una causa domanda, riguarda il processo di Reggio Emilia, processo di Bibbiano che è partito settimana scorsa, e il discorso poi legato anche alle case famiglie. Un argomento molto importante che lei sta seguendo. Ecco, ci può dire qualcosa in merito? Il tentativo è quello di scardinare l'intero sistema, perché questo sistema che con una relazione approssimativa di genitori della possibilità di educare i propri figli è un sistema satanico, folle, che va assolutamente scardinato. Si spera che Bibbiano, che il processo di Bibbiano faccia emergere la punta dell'iceberg in maniera significativa, e su questa poi confidiamo di poter innestare tutta una serie di altre situazioni fino a portare, ripeto, alla totale riforma di tutto il di affidamento che è diventato ormai un business economico e solo economico. Certo, come abbiamo visto nelle case famiglie. Si crea la incapacità genitoriale e poi si va a prelevare i bambini, metterli in strutture pubbliche dove sono oggetto poi di tutti quegli episodi che ben sappiamo. Certo. Niente, avvocato, noi la ringraziamo della sua disponibilità, sicuramente ci sentiremo nelle prossime settimane, le auguriamo un buon lavoro e ci vediamo. Vi auguro buonasera a tutti. A domani. Grazie a lei. Ascolta.